Oggi parliamo del contrasto di quantità. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video davvero importante per chi vuole fare disegno, pittura, arte, grafica, fotografia. Un video che vi svela la seconda regola fondamentale del bel creare. La prima, l'abbiamo detto, è la sezione aurea e vi lascio il link qui giù in info box. La seconda invece è il contrasto di quantità, ovvero il rapporto quantitativo tra due e più colori. Quanta quantità di colore deve esserci di ogni tinta affinché il quadro risulti armonico e funzioni? Infatti non si può immettere all'interno di una tela il colore un po' a casaccio. Anche il colore deve essere dosato in quantità opportune, in proporzione con altri colori che siano dello stesso, in qualche maniera complementari o analoghi. Ogni colore infatti ha un valore e questo valore viene attribuito per la prima volta ai singoli colori da Goethe. Questo valore quantitativo in realtà verrebbe dato dalla percezione personale di ognuno di noi, che dovrebbe sviluppare attraverso la tecnica dell'utilizzo la giusta quantità del colore da mettere in ogni quadro. Alcuni di noi hanno questa sintesi innata, come è per la sezione aurea. Chi si dice portato per il disegno, questa parola che io tanto odio, portato per il disegno, non è che è portato per il disegno, ha un cervello che è molto sviluppato anche al suo lato destro e riesce a percepire l'armonia sia della composizione, trovando autonomamente la sezione aurea, ma anche della cromia, trovando il giusto livello di compensazione tra i toni. Il primo a dare dei valori assoluti che potessero aiutare anche chi questa sintesi non la trova autonomamente all'interno del proprio cervello è Goethe, il quale dà un valore quantitativo ad ogni colore. Ogni colore acquisisce quindi accanto a sé un numero e quel numero equivale al suo valore di luminosità e quindi di forza attrattiva nei confronti dell'attenzione. Il giallo, secondo Goethe, equivale a 9. Segnatevi questi numeri perché poi facciamo un esperimento. L'arancio invece è un bell'8, il rosso è un 6, il viola è un 3. Il blu è un 4 e il verde è un 6. Guardiamo bene questi numeri che vi metto qua in tabella e analizziamo i complementari a 2 a 2. I complementari sono quelli che nella ruota cromatica stanno l'uno di fronte all'altro. Giallo 9, viola 3. 9 più 3 fa 12. Significa che il rapporto cromatico di valore tra questi due colori è di un quarto, o di 3 a 1, mentre per quanto riguarda il rosso e il verde hanno valori uguali, 6 e 6, rosso e verde avranno un valore di 1 a 1, quindi pari quantità di rosso e pari quantità di verde e si avrà un valore armonico che arriverà a 12. Arancio e blu, 8 e 4, il loro rapporto quantitativo sarà di un terzo o di 1 a 2. Abbiamo visto quindi come i numeri ci aiutano a suddividere la giusta quantità di colore. Torniamo adesso ai nostri primi complementari, giallo e viola. Abbiamo detto che un quarto o una parte di giallo e 3 di viola, giusto? Quindi come possiamo traslare questo valore all'interno di un'opera d'arte? Facendo un procedimento inverso. Se il giallo ha un valore 9, quindi spicca molto di più rispetto al viola che ha un valore 3, bisognerà mettere 3 parti di giallo e 9 di viola. Queste cromie così bilanciate daranno una composizione pacata e armonica. Se vogliamo che funzionino i contrasti tra rosso e verde, dovremo mettere pari quantità di rosso e pari quantità di verde. Tra blu e arancio, invece,
funzionerà in maniera inversa. Dovremo mettere due parti di blu, ogni parte di arancio che metteremo, perché il rapporto era un terzo. Quindi si va al contrario per bilanciare l'estrema luminosità di un colore, si mette il corrispettivo contrario dell'altro. Da questo ragionamento si può trarre il valore tonale di ogni colore. E allora, se nel giallo bisogna mettere una quantità di giallo su tre quantità di viola e il totale era 12, il valore del giallo sarà 3 e il valore del viola sarà 9. Se tra blu e arancio bisognerà mettere una parte di arancio e due di blu, il valore dell'arancio sarà 4 e il valore del blu sarà 8. Se di rosso e di verde bisogna mettere la stessa quantità e la misura di base sempre il segmento fatto da 12, e allora bisognerà dare valore 6 al verde e valore 6 al rosso. Adesso facciamo un gioco. Disegniamo un cerchio e dividiamolo in 36 parti uguali, che sono poi i gradi di cui è composto il cerchio, no? 360 gradi. Quindi 36 spazi. Occupiamo 3 spazi con il giallo, perché il giallo ha valore 3. Quindi 4 spazi con l'arancione. Quindi 6 spazi con il rosso, dopo 9 spazi con il viola e di seguito 8 spazi con il blu. Rimangono 6 spazi per il verde e abbiamo completato la ruota cromatica. Adesso, se vogliamo utilizzare tutti i colori, queste sono le proporzioni che dobbiamo usare. In un quadro che abbia tutti i colori di cui abbiamo parlato, ci saranno 3 parti di giallo, 4 di arancio, 6 di rosso, 9 di viola, 8 di blu e 6 di verde. E questo creerà l'armonia assoluta. Torniamo però adesso ai complementari e al bilanciamento della luminosità di questi e dell'armonia. Prendiamo per esempio il rosso e il verde, che sono quelli che spiccano maggiormente. Rosso e verde, mettiamoli vicini in pari quantità. Questo ci risulterà armonico. Ma se io su uno schermo verde faccio passare solamente una linea rossa e quindi non la stessa quantità proporzionale, vedrete che quel rosso, che si trova in una situazione di minoranza, di sofferenza, perché non è messo nella giusta quantità di tono, farà un effetto molto particolare. Urlerà per farsi vedere e quindi, fissando quell'opera fatta di questi colori non bilanciati, non ci sarà più l'armonia, ma il rosso acquisterà un'intensità superiore. Il nostro occhio lo vedrà molto più luminoso e molto più stridente rispetto al verde, perché non essendo state rispettate le proporzioni, quello balzerà fuori prepotentemente, perché in natura l'elemento disarmonico in sofferenza tende a dare l'esploit, per farsi vedere, per gridare aiuto. Molte palme, voi forse non lo sapete, poco prima di morire fioriscono, danno, è il famoso colpo di coda, quel guizzo che si ha prima di venire schiacciati dalla forza superiore, che ti rende visibile, è il grido di aiuto che ogni cosa in natura ha. Le persone molto spesso denutrite, sofferenti, hanno denti, unghie e capelli molto forti, è il loro grido di dolore. Così come in natura le piante che stanno soffrendo, che sono in patimento, hanno un qualcosa che ci faccia attenzionare il loro patimento, quindi un cambiamento di tono, o un esploit nella fioritura. Questo capita in natura e capita anche nei colori che fanno parte della natura. Un colore di cui non è rispettato il rapporto cromatico con gli altri e che sta soccombendo davanti a uno che avrebbe pari intensità, ma che in quel momento si dimostra più forte, urla il suo dolore e diventa più evidente.
Questo escamotage, quindi, può essere usato per fare passare dei messaggi di drammaticità, di dolore, di forza, per fare attrarre su di sé l'attenzione che altrimenti non verrebbe attratta nell'armonia paritaria dei due toni. Perché, se è vero che l'armonia dà distensione, non è sempre detto che nell'arte si voglia trasmettere la distensione. Ragion per cui, conoscendo i rapporti cromatici dei colori e sapendoli infrangere a favore di un colore piuttosto che dell'altro, si riescono a creare dei messaggi che arrivano dritti dritti al nostro cervello e che il nostro cervello coglie quasi inconsapevolmente, perché cosa della natura è il colore, e saperlo sfruttare ci dà la possibilità di comunicare con quella legge che regola l'universo. Spero che questo video, che questo racconto del colore vi sia piaciuto. Se è così, vi prego di lasciarmi un pollice in su e di condividere questo tipo di contenuti, perché voglio che arrivino a più persone possibile, perché voglio che Arte per Te, se reputate che i contenuti siano validi, navighi nel web a testa alta, diffondendo messaggi culturali con un linguaggio, spero, semplice. Ditemi se sono stata chiara e se vi servono ulteriori chiarimenti per capire ancora di più questo argomento, di cui parleremo sicuramente durante il corso di disegno che si riaprirà a settembre. Quest'anno, infatti, ci sarà una sezione davvero importante dedicata allo studio dei colori. Di conseguenza, se non sapete di cosa sto parlando, scrivetemi, perché ogni anno su Arte per Te, da 8 o 9 anni a questa parte, non ricordo più, esiste un corso di disegno bellissimo che accoglie tutti i miei utenti e li porta mano nella mano verso un disegno consapevole e un accrescimento delle capacità di disegno. Per tutte le informazioni rimango a vostra disposizione, vi ricordo soltanto che il corso ricomincerà a settembre e che le iscrizioni si apriranno a fine agosto. Ve ne parlerò su tutti i miei social, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, e quindi naturalmente iscrivetevi su tutti i social per non perdervi questo annuncio. Mi raccomando, perché vi ricordo sempre che il corso è a numero chiuso. Bene, basta parlare, adesso andate a giocare con i rapporti cromatici. Non vi eravate mai accorti che la ruota dei colori era divisa per quantità? Dite la verità. Oggi vi ho spiegato anche questa nuova cosa. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!